Si è spostata di pochi chilometri, pur restando comunque all'interno dell'Unione Terre Fluminis, la giornata nazionale dello sport organizzata dal CONI a livello nazionale, coinvolgendo altri 6 stati del mondo, per il 16° anno consecutivo. L'anno scorso a Gussola, quest'anno, domenica, nel giorno della festa della Repubblica, Torricella del Pizzo, comune che ha investito non a caso proprio in strutture sportive con un nuovo campo da calcetto inaugurato giusto la scorsa estate, rinnovando il centro sportivo. Così, tra via Guido Rossa e via dei Sindaci, è stato possibile osservare, provare ed esercitarsi con sport che vanno per la maggiore, ma soprattutto far conoscere quelli meno noti, grazie anche ad Asi Cremona, che col presidente Alex Lotti ci ha avvicinato parecchi ragazzini e bambini a discipline non così diffuse sul suolo nazionale, in realtà ricche di storia, tradizione e fascino. A fare gli onori di casa al sindaco Emanuele Sacchini e la delegata per il CONI nel Casalasco, Daniela Panizzi. La giornata è partita con una sorta di iniziativa parallela, ossia la camminata del Pizzetto, un percorso a scelta di 6 o 12 chilometri, partito alle ore 8 dall'agriturismo Torretta, che ha organizzato in collaborazione col Museo Amarcord, un evento che quest'anno è coinciso col primo memorial intitolato a Italo Ferrari, torricellese recentemente scomparso e conosciuto in ambito podistico per le tante gare alle quali ha partecipato. Tornando poi alle varie discipline, ce n'è stato davvero per tutti i gusti e per tutte le età, sport individuali o di squadra, primi rudimenti, e già qualcuno sembra riconoscere a quale sport appartenga la palla ovale. Prendi quello lì, guarda. Da Casalmaggiore a Torricella del Pizzo, a Gussola, a Cremona, c'è davvero tutto un territorio, ovviamente sportivo, in mostra, anche con stand laddove serva, per numeri lusinghieri. Torricella vanta oggi di essere la città, perché diciamo, la città che rappresenta la provincia di Cremona. I numeri che abbiamo raggiunto sono notevoli, una camminata del Pizzetto erano 350 e oggi abbiamo contato qui la presenza di 250 tra atleti e collaboratori. In totale una ventina tra club e associazioni hanno preso parte all'iniziativa, prima di premiazioni per tutti e di un momento speciale riservato ai ragazzi del Goju Ryu di Solarolo Rainerio, reduci da trionfi nazionali e internazionali, ovvero Francesco Sbernini e Papa Martin, prima della foto finale, dove sì, giustamente, essendo stato uno dei protagonisti, entra anche il cavallo. Sulla panchina.